Cioè, voi non la vedete, ma qui c'è la mia gatta che mi sta guardando dalla rete del letto, praticamente. È stra inquietante. Giù! Giù! Ciao a tutti ragazzi e bentornati su You Channel. Oggi ho per voi una recensione. Qualcuno di voi mi segue su Instagram e spero che lo facciate. Comunque, in ogni caso, vi lascio il link in descrizione qui sotto. Saprete che ho fatto una collaborazione con la Tonue, ovvero una casa editrice di fumetti e graphic novel, che ho chiesto io di fare questa collaborazione e loro mi hanno risposto di sì, inviandomi il bellissimo Claire e Malou. Dunque, questo è pubblicato appunto dalla Tonue, me l'hanno inviato loro gratuitamente, sono stati gentilissimi ed è bellissimo. Costerebbe 14,90 di copertina e qui dietro c'è scritto per lettori 7 più ed è di Tauro e Chiara Caricola, che in realtà però sono degli pseudonimi praticamente, e i due autori insegnano all'Accademia del Fumetto di Pescara. Allora, questo fumetto mi è piaciuto tantissimo, questa grafica mi è piaciuta tantissimo. Di che cosa parla questo fumetto che secondo me potrebbero leggere benissimo tutti quanti perché è divertentissimo? Parla di questa bambina Claire e la sua cagnolina Malou, che è un incrocio maltese, ora non mi ricordo, e lei un mese prima del suo compleanno inizia già a preparare la festa. Non tutto va proprio per il verso giusto e diciamo che è una bambina un pochino molto attiva, testarda, che vuole fare quello che vuole, come vuole, vuole farlo bene, vuole che sia tutto perfetto e è molto vivace, adora la sua cagnolina anche se a volte insomma la sgrida, come succede con tutti noi con i nostri animali, come faccio io spesso sia con il mio cane che con il mio gatto. Poi parla ovviamente della sua vita di tutti i giorni e abbiamo questo personaggio del cagnolino, praticamente ci fa capire nella sua vita quanto lei sia importante, specialmente alla fine, nelle ultime tavole si capisce quando festeggia il suo compleanno. Allora, il fumetto si apre così, con queste risguarde bellissime in color pastello. Infatti tutte le tavole hanno dei colori pastello bellissimi, magnifici, e dei disegnini troppo troppo teneri, troppo carini. Infatti il genere è comunque sullo stile della copertina. Cioè, vi prego, è bellissimo. Il personaggio di Malou, che ovviamente noi ne leggiamo i pensieri perché è un cane, ha di quei pensieri che non lo so, penso sia il mio spirito guida. Perché, ad esempio, quando ha fame, però vuole qualcos'altro, non vuole le crocchette, gli porta la ciotola oppure gli porta il listino della pizza perché vuole la pizza, vuole qualcos'altro. Poi hanno una visione un po' diversa di quello che fanno insieme Claire e Malou, perché ovviamente Malou si sente un po' sfruttata delle volte, ma è una cagnolina, adora la sua padroncina. Il bello anche secondo me di queste tavole sono le palette totalmente coordinate tra loro e i colori appunto non sono troppo sparaflesciati, ma sono color pastello, quindi è molto piacevole anche per gli occhi da guardare e non lo so, io l'ho trovato molto rilassante, una lettura molto carina, divertente e allegra. Quindi direi che è consigliatissimo a tutti quanti. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, vi lascio ovviamente in descrizione dove potete trovare il fumetto e il sito della casa editrice Tonue, perché la casa edita veramente dei fumetti a parer mio bellissimi che io voglio. Mia madre, che io voglio recuperare e al più presto possibile, appena avrò un po' di soldi, come Viola Giramondo, La casa sulla collina. Io avevo già letto di questa collana qui, che sarebbe la Tipitondi. Questo fumetto qui, Il sentiero smarrito, penso di avervelo fatto vedere in un wrap-up, credo quello estivo, non sono sicura. E comunque anche questo qui merita tantissimo. E nel wrap-up di settembre vedrete che avrò letto anche un altro fumetto edito da questa casa editrice, non della collana Tipitondi, ma della stessa autrice di quel fumetto che vi ho appena fatto vedere.
E niente, io vi consiglio tantissimo Claire Malou, specialmente se avete un cagnolino e volete un attimo rivedervi su questa bellissimissima graphic novel, su questi disegni, e ridere un po'. Se avete bisogno di ridere, sicuramente vi farà bene ed è veramente meraviglioso, e poi da tenere in libreria insieme a tutti gli altri, è stupendo, bellissimo. Ciao e alla prossima!